Bene, grazie al Comune di Bologna e alla sua assessora che ci ha voluto dare il benvenuto oggi e apprezziamo molto per l'ospitalità che viene rinnovata a questa manifestazione giunta alla sua 13ª edizione, rispetto alla quale qualche parola va qui spesa in termini introduttivi per spiegare la ragione per la quale abbiamo scelto di titolare alla memoria i debiti o, se preferite, di accoppiare debiti e memoria. L'anno scorso il titolo era altrettanto riassuntivo, Debiti e futuro, e tutto sommato quello di quest'anno ne è una continuazione sotto il profilo esplicativo. Perché? Perché come ci siamo detti tante volte, il Solvents Fest, che è una rassegna multidisciplinare, oltre che interdisciplinare, che cerca di utilizzare la duplice categoria debito e credito per spiegare molte relazioni sociali, da quelle del debito economico al debito, lo vedremo anche oggi, interno alle relazioni affettive, i debiti degli stati, i debiti delle comunità, il debito culturale, il debito di informazione, li abbiamo trattati in molti casi, a volte anche ripetendoli, rinnovando la riflessione, conseguendo sempre interesse, quel tentativo di porre in rapporto situazioni di credito rispetto a situazioni di debito anche con oggetti meno tradizionali di quanto i due termini richiamino nell'immaginario comune, impone di riflettere su come l'atto di debito, espressione che dico subito è del tutto impropria da un punto di vista giuridico, credo che non esista nemmeno in dottrina, quindi l'atto che oggi convenzionalmente adottiamo come atto di debito, e quindi l'atto costitutivo di una responsabilità e contestualmente l'atto che riassume, che documenta l'insorgenza di quella situazione, è un atto che vive anch'esso di futuro, al di là delle situazioni che a noi sembrano estranee rispetto al mondo del debito, cioè quelle che si risolvono in uno scambio immediato per i quali la volontà sembra annullata per come è veloce e per come il corrispettivo entra nella sfera di chi attende qualche cosa dalla prestazione di un altro. Ma vedremo, come abbiamo visto altre volte più a lungo, oggi solo in sintesi, come anche gli atti di istantanea produzione di consumo sono caratterizzati in modo tale da riconoscere dentro una specifica condizione di debitore e di creditore. Ciò che ci ha indotto a parlare di memoria insieme al debito è perché, come ci siamo detti tante altre volte, il debito è rivolto al futuro, è un impegno, se vogliamo chiamarlo in termini extragiuridici, rivolto verso il futuro. Non esiste come tale il debito se non è messo nella condizione di confrontarsi con il tempo e quindi di misurare nel tempo la sua tenuta, perché vive di adempimento, di non adempimento, di parziale adempimento, di modifica delle sue condizioni di adempimento o addirittura di sue cancellazioni. E questo fenomeno di modifica dell'atto di debito ha dall'altra parte, rispetto da un punto di vista soggettivo, una figura, il creditore, che è fondamentalmente basata sulla fiducia e quindi sull'attesa, e quindi rivela la correttezza di un'impostazione che valorizzi il fattore tempo. Attendere l'adempimento, aver fiducia sull'adempimento altrui, esserne creditori, significa appunto lavorare sul tempo e quindi accettare che nel tempo quel certo atto di debito riveli la sua compiutezza e si trasformi in un adempimento, soddisfi in qualche modo, adempia e quindi realizzi le proprie attese. Di qui l'importanza, proprio perché parliamo di futuro e di tempo, di attribuire nel futuro quei segni certi di riconoscibilità dell'atto di debito che ne permettano la ricognizione anche oltre il momento in cui l'atto di debito è nato. E quindi l'atto di debito si lega indissolubilmente a una sua testimonialità, usando sempre un termine estraneo al diritto, che cioè sia in grado di documentare, di provare, di restituire nel futuro ciò che è stato quel determinato impegno. E qui il diritto agisce in modo molto potente, perché anche se ad una prima osservazione sembrerebbe il diritto essersi accodato e quindi aver assecondato il ciclo biologico della memoria, in realtà interferisce sulla memoria, ne determina il perimetro, ci lavora sopra al punto da chiuderla o segregarla e restituirla al futuro in tempi molto più lunghi rispetto a quello che essa sarebbe in grado di assicurarci come conservazione, come ricordo. In altri termini, la memoria rispetto ai debiti
un fattore che è fortemente intermediato dal diritto, in quanto, o dalle regole. Ieri sera parlavamo di Nomos con i tre comunicatori con i quali abbiamo inaugurato Insolvence Fest. Comunque nel costume sociale, prima ancora che nel diritto, l'agire della memoria attende che il diritto intervenga per conoscere quali sono le regole attraverso cui organizzarsi. E come si è detto in altre occasioni, scoprendo quanto sia potente come fattore di riorganizzazione dell'oblio, di organizzazione dell'oblio il diritto, ecco che la sua prima attività è proprio quella di scegliere come la memoria interviene rispetto anche ai fatti che costituiscono fonti di responsabilità e comunque atti di debito rivolti al futuro, a generare, non solo per invocazione linguistica, a generare l'adempimento di un impegno. Si possono fare due esempi estremi per chiarire quanto sto provando a suggerire come chiave di riflessione dell'intera Insolvence Fest 2024. Abbiamo un tempo che è ritenuto dal diritto sufficiente perché quella relazione tra debitore e creditore sia mantenuta in essere, e il diritto ad un certo momento decide che non c'è più tempo per coltivare come ancora attuale quella certa relazione, che quindi viene chiusa, viene spenta dal diritto. Pensate alla prescrizione di un credito, o pensate anche alla prescrizione di un reato. Non c'è più interesse, non c'è più tempo di attesa perché quel certo rapporto, e quindi di debito credito, possa continuare ad interessare non solo i suoi protagonisti ma l'intera società. In altri casi, e sulla memoria, il tempo agisce al contrario. E cioè non si limita ad assecondare, se volete, a proteggere il ricordo di una fonte di responsabilità o di un atto di debito, ma la custodisce in modo talmente geloso e talmente protettivo da mandarla in avanti nel tempo ben oltre le sue capacità tecniche di conservazione. Pensate, per restare sempre a due esempi molto semplici, alla proprietà e a un reato gravissimo come una strage. La strage non si prescrive, anche se se muoiono, se vengono meno nella testimonialità le persone che ne hanno avuto cognizione, e quindi anche se si spengono nel tempo le prove che possono restituire al futuro la scoperta. Ieri sera si parlava anche di verità tra i cinque titoli scelti dai tre nostri introduttori per discutere di Insolvence Fest 24, anche se si spengono i ricordi di una serie di persone, il diritto decide che quel tipo di fatto non entra in prescrizione e quindi continua ad essere alimentato una memoria evidentemente forzosa. Oggi abbiamo una prospettiva ancora più interessante nel rapporto tra debiti e tempo, e in particolare debiti e memorie, perché la formazione la documentativa di un atto di debito, da un punto di vista tecnologico, viene riassunta all'interno di eventi che si prestano ad essere conservati in eterno e quindi a vivere senza particolari limiti di finitezza. Pensiamo ai supporti di carattere informatico, o pensiamo anche, ne parleremo più avanti oggi con due protagonisti, anche alle informazioni che girano nel web, che sono immesse nel web e che da un punto di vista tecnologico non si prestano ad essere obliate, cioè dimenticate. A differenza dunque di altre società e di altre epoche in cui grosso modo il diritto assecondava lo spegnimento della memoria, quindi quello che dicevo prima, un ciclo biologico di dimenticanze e di oblio, accelerando un po' o stoppando un po' questo processo naturalistico, oggi la memoria di ogni nostro atto è destinata ad intermediarsi abbastanza presto con delle regole, perché se segnata da un punto di vista tecnologico ha un destino di eternità, di impossibilità ad essere distrutta. E questo è un tema affascinante per il diritto, perché si ritrova la regolazione più che il diritto a dover decidere quando determinati fatti, che pure sono custoditi all'interno di segni tecnologici reprimibili, determinati fatti non meritano più di circolare, o non meritano più di circolare in un certo ambito, o non meritano più di circolare oltre una certa data. Questa è una sfida interessante che porremo anche in termini interrogativi ad una sessione che oggi ci accompagnerà.
Non sempre si può dire che il diritto a sua volta sia in grado di fidarsi di tutte le volte in cui è assente, cioè tutte le volte in cui una relazione di debito si è spenta tra le parti e il diritto se ne disinteressi. Riproponiamo infatti anche quest'anno, cioè per la seconda volta, in realtà soltanto per la seconda volta, una riflessione sui delitti di genere, in particolare sul femminicidio, perché abbiamo voluto di nuovo riflettere sulla difficoltà di conciliare due dimensioni. Il diritto che con molta fatica, non in maniera non omogenea in varie società, rincorre le formazioni solidaristiche che si vengono a determinare nei rapporti di libera autodeterminazione tra le persone ed è un tema. L'altro tema, il diritto che asseconda lo scioglimento di vincoli tra persone e quindi tutto sommato accetta di adeguarsi togliendosi di mezzo rispetto a unità solidaristiche che sono venute meno per volontà delle parti, e invece una società che continua a pensare, o ovviamente persone che continuano a ritenere che quei vincoli permangano oltre il diritto. E qui il diritto si gratta un po' in testa e dice: ma mi devo rioccupare di legami che ho sciolto, perché così volevano questi soggetti, e me ne devo rioccupare in termini completamente diversi. Nel femminicidio, oltre che nei delitti di genere, in molti casi preesisteva un legame a valenza giuridica che però il diritto aveva sciolto perché gli stessi soggetti avevano chiesto di scioglierlo e tuttavia qualcuno dei protagonisti riteneva che ancora esistesse questo legame e in forza di un inesistente, diremmo noi da un punto di vista appropriato, però di un ritenuto esistente legame pretendeva, esigeva, chiedeva, di qui anche il titolo che abbiamo voluto attribuire a questa sessione, che oggi sarà in realtà condotta a due, forse tre, con Paolo Di Nicola, la collega Paolo Di Nicola Travaglini, da Carmine Benincasa, che anticiperà un po' il suo intervento, e forse vedremo Anna Vagli, che ha però problemi di collegamento con Bologna, date le condizioni climatiche di cui abbiamo già parlato anche ieri sera. Cioè la chiave interpretativa che vogliamo aggiungere quest'anno, anche in termini lessicali, ruota attorno a un interrogativo: come mai nell'ambito della nostra società, rapporti che il diritto ha assecondato come sciolti, come non più esistenti, o rispetto ai quali si limita a regolare aspetti marginali, economici, ma non più in termini di prestazioni così solidaristicamente intense, continuano ad essere percepiti come fondati su pretese ad un corpo, pretese un'altrui libertà, pretese un'altrui autodeterminazione, pretese le altrui scelte. E quindi uscendo dalla logica proprietaria, si credeva ancora proprietario di quel corpo, quella persona, quella donna o quell'uomo, o quel possesso, che sono le espressioni che mediaticamente ricorrono più spesso, proviamo a immaginare che non tanto la relazione proprietaria un po' vecchia, un po' statica, ma un'idea di credito continua ad alimentare, non la stiamo qui giustificando, ma a tentare di spiegare, ad alimentare delle continue pretese in rapporti che, se guardate dal punto di vista giuridico, non esistono più o esistono, ma molto molto più attenuati nei loro vincoli, ridotti a prestazioni di carattere solidaristico, ma non più di vicinanza, di contiguità o alla sfera dei cosiddetti doveri. Questo tema verrà oggi accostato ad un'altra endiadi, libertà di informazione e credito di informazione, e lo faremo per la prima volta con due giornalisti. Credo che sia la prima volta che due giornalisti diventano, lo sono sempre stati, ma che diventano attori a loro volta e quindi autori o, se volete, esperti, perché ci porremo tutti ascoltandoli, Carmine Benincasa e Sergio Rizzo, ci porremo ad ascoltare come il nostro credito di informazione, cioè il nostro diritto di sapere, viene adempiuto da parte di chi professionalmente è nei mezzi di comunicazione, quindi è nella condizione di scegliere che cosa raccontarci dei fatti e di come attraverso questa narrazione riempire e quindi dare contenuti e quindi adempiere al nostro diritto ad essere informati. Ovviamente tutti sappiamo che non è sufficiente la pluralità dei mezzi di informazione se non accompagnata anche a un alto livello di indipendenza dei mezzi di informazione. E tuttavia oggi uno dei problemi più interessanti, una delle circostanze più che hanno reso interessante anche il confronto a distanza tra la sessione con tre giovani divulgatori ieri sera e oggi con due
giornalisti, sia pure un senior e un videodocumentarista di diversa generazione, ma entrambi professionalmente molto noti e molto impegnati, è quello di capire anche a distanza come oggi il giornalismo sceglie le notizie e quale grado di consapevolezza abbia rispetto a analoghi fornitori di notizie, quali sono i social, nella comune formazione dell'opinione pubblica e quindi del ricordo e quindi della memoria dei tanti fatti che accadono ogni giorno rispetto ai pochi e selezionati fatti che vengono appunto raccontati. Per la generosità che lo contraddistingue e aiutandoci a completare il panel odierno dovuto a quel inconveniente di cui vi ho fatto parola all'inizio, Carmine Benincasa ci aiuterà anche a situare il femminicidio nella sessione con Paola Di Nicola Travaglini all'interno del cosiddetto sensazionalismo, espressione che qui dico e qui verrà poi superata, ma per cercare di immaginare il contesto all'interno del quale il contenuto, lo spazio e quindi il tempo per memorizzare i fatti sia spesso circoscritto, molto limitato, molto ridotto per via di un fuoco di immaginazione, quindi di ricerca dell'emotività che sembra prevalere nel porgere quegli stessi fatti. Vediamo come ce lo racconteranno. Ora, futuro, abbiamo detto spazio necessario dei debiti, perché ogni atto di debito è rivolto al futuro e quindi richiede un atto che ne memorizzi. E che ne documenti, che in qualche modo provi la sua venuta ad esistenza, per poterlo andare a ridiscutere con il diritto che interviene sulla memoria o spegnendola, attivandola o costruendola. Ora, uno degli altri compiti importanti che il diritto si è preso con una certa prepotenza, ma anche con una portata di tutela piuttosto evidente, è anche quello di evitare che l'atto di debito trasformi il soggetto che vi è tenuto in una condizione permanente di debitore. Più volte ad Insolvence First abbiamo cercato di collegare gli atti di consumo, in particolar modo caratterizzati da una scarsa educazione finanziaria, oppure semplicemente propri di persone che godevano di un reddito minimale, come un insieme di atti di consumo che era direttamente collegato a delle scelte di impresa, quindi provando a istituire un collegamento tra lavoro e spesa e provando, come abbiamo fatto in altre sessioni, in particolare con un paio di economisti l'anno scorso, a spiegare come una canalizzazione spinta verso modelli culturali di spesa predeterminati conduca direttamente il salario di intere categorie di soggetti a spendersi in atti di consumo e per cui certe forme di produzione reggono in relazione al fatto che quei salari sono tenuti in quella certa proporzione e quella cultura di reddito non cambia e non viene migliorata in termini critici perché garantisce esattamente quelle produzioni. Quello è uno dei casi che i sociologi definiscono di condizione di debito, quindi si passa da un atto di debito che illude o convince ad essere titolari di una singola posizione ad una vera e propria condizione permanente di soggetti tenuti nei confronti di altri, quindi una situazione di soggezione che è ben più passiva di quanto non sia il singolo adempimento. Ora, la costruzione quindi della memoria è il terreno elettivo del diritto, non è solo il terreno elettivo della tecnologia o della comunicazione, perché, come vedremo, ci sono dei modelli tecnologici che sono affrontati dal diritto in modo critico e selettivo con interventi che tranciano la memoria stessa. Lo vedremo in particolare domani, verificando anche alcune categorie di dibattito pubblico che sono del tutto aperte e che riguardano di nuovo i social, e cioè un problema relativamente recente, perlomeno per la società italiana, un interrogativo che gira attorno alla legislazione sui social, cioè l'opportunità o meno di una previa identificazione precisa delle persone che parlano nei social, che sono attive nei social. Lo faremo con un'intervista ad un componente dell'autorità garante per la privacy e che restituirà a tutti noi le due voci del dibattito, un dibattito favorevole
all'identificazione certa delle persone ai fini di tutela di altre persone che sono coinvolte come messaggi, e a un dibattito e una tesi invece sfavorevole che si richiama un po' alle origini di questi dei nuovi mezzi di comunicazione fondati sulla libertà di comunicazione, quindi sulla possibilità di praticarla affrancandosi dal dover rivelare la propria identità. Però è un dibattito molto maturo anche da noi, perché è presente anche in altri stati e non è escluso che nel giro di breve termine pervenga anche delle proposte legislative molto drastiche, quantomeno a tutela di alcune categorie di soggetti, in particolare i minori, per episodi di cyberbullismo, di induzione al suicidio e di emarginazione sociale, che sono stati riscontrati da molti studiosi come direttamente collegati a pratiche di canalizzazione di messaggi non del tutto verificabili nei confronti di questi soggetti. Anche questo è una condizione che appartiene all'informazione e che svela alcuni passaggi che riteniamo, come Insolvency Fest, valga la pena conoscere. Infine, alcune annotazioni che riguardano un po' ancora la giornata di oggi. Dicevo prima, gli atti di indebitamento, gli atti di debito, no? Sono sempre fondati sulla volontà. Abbiamo il mito per cui ci si indebita perché si vuole, e la volontà va scrutinata, va analizzata, va provata, deve esistere. E pensiamo anche che abbia meno importanza laddove l'atto di debito scambi modesti corrispettivi a fronte di godimento di beni o di servizi che immediatamente entrano nel nostro patrimonio, nella nostra sfera di disponibilità. In realtà anche quegli atti sono sbobinabili, sono tracciabili e mettono in evidenza che non c'è un rapporto diretto così sicuro tra la consapevolezza di ciò che facciamo e l'atto fisico con il quale rimandiamo un PIN provvisorio e quindi stipuliamo un contratto assicurativo o un contratto di servizi. E siccome questo si lega al fenomeno molto diffuso nella nostra e in altre società del sovraindebitamento e quindi dell'eccesso di spesa finanziaria e con debiti futuri rispetto al proprio patrimonio, ma soprattutto ai propri redditi, e al di là dunque di una banalizzazione in termini di educazione finanziaria, vale la pena tornarci, tant'è che abbiamo scelto insieme alla Cineteca, quindi siete invitati dopo le sessioni di oggi a trovarvi lì, un film che forse qualcuno ha già visto, chi non l'ha visto è invitato a farlo, 100 Domeniche con Antonio Albanese, in cui questo rapporto iniziale tra debitore e creditore fondato sulla fiducia, è una commedia, in maniera molto evidente e anche molto semplice da comprendere, viene reso palese. Un atto creduto di deposito di finanze, quindi di risparmio, si scopre poi, e dico solo questo dalla trama perché non l'ha visto, si scopre poi dopo del tempo che era diventato un atto di investimento finanziario, quindi di rischio. E quindi ovviamente nella concreta condizione di poter essere completamente perduto. Se noi facessimo un ragionamento sulla memoria e andassimo a tracciare come quell'atto di investimento ha sostituito un atto di deposito, troveremmo la volontà, troveremmo la firma, per capirci, troveremmo l'identità del soggetto che l'ha compiuto e quindi dovremmo arrestarci e arrenderci anche di fronte al fatto che quell'atto è stato voluto. Eppure, uscendo dal film e non svelando nulla di come va a finire, il diritto si rioccupa di quella traccia di indebitamento e, senza qui a stare a tediare troppo sulle norme a tutela del consumatore finanziario, stravolge la traccia che c'è tecnologicamente perfetta di quell'atto di investimento finanziario e pretende, nell'ambito di un processo, di ricostruire tutto il contesto all'interno del quale costui si è indebitato e quindi capire se era un consumatore professionale, che conoscenze aveva, che grado di cultura avesse rispetto all'investimento. E quindi, come vedete, ed è il secondo esempio, il terzo esempio che mi premeva fare, il diritto non si ferma alla memoria e quindi rassicura traccia di un atto di indebitamento, ma a tutela in questo caso di un singolo investitore finanziario, persona fisica, ricontestualizza tutte le circostanze in cui l'indebitamento è avvenuto, lo rivede
prescindendo in parte da quell'atto che sicuramente è memorizzato e quindi a quel debito che sicuramente ha avuto ricordo e memoria, ma che non è ritenuto sufficiente. E lo fa mettendo i piedi dentro, come avevo detto in esordio, e quindi agendo come vero e proprio soggetto che interferisce sulla memoria. Quindi una caratteristica della nostra epoca è proprio quella che il diritto a piene mani si arroga la prerogativa di prevalere rispetto alla memoria, quindi non lasciare che la memoria spenga il ricordo, soprattutto a fronte del fatto, come abbiamo detto, che in molti casi la memoria non ha più alcuna parentela con la dimenticanza, con l'oblio a cui eravamo abituati in altre epoche, in altre società, potendo invece sempre rimanere desta a fronte di alcuni fatti che rendono indefettibile per il supporto informatico, i bytes, le immagini, eccetera, l'atto di debito. L'ultima considerazione riguarda la città che ci ospita e che non è stata, è una situazione che non è stata indifferente rispetto al titolo di quest'anno. Bologna ha un museo che non è tra i più frequentati, ma che è molto importante, si chiama proprio così, Museo per la memoria di Ustica con alcuni ospiti. Andremo a trovarlo più tardi. È un contenitore, definiamolo così perché non l'ho ancora visto, che circonda i resti di un aereo DC-9 che è stato abbattuto a giugno del 1980 mentre andava da questa città a Palermo, e qui ci sono anche ospiti di Palermo, di cui so di parlare al cuore, al sentimento e al ricordo di alcuni che sono venuti da Palermo per questa manifestazione. Celebra questo museo un fatto che per molto tempo è rimasto anche abbastanza oscuro e comunque ricorda 81 vite umane stroncate. Boltanski, un francese, è morto mi pare 3 anni fa, ha attualizzato, perlomeno in quel che si comprende, insomma, dalle sue scelte e dai concetti autorali che ha lasciato anche in video e immagini, ha analizzato il concetto di tempo, attribuendo un valore di reliquia alla testimonianza degli oggetti e soprattutto alla loro esposizione, perché l'installazione è piuttosto scarna, molto, molto semplice. Io da questa vicenda, da questo accostamento, ho tratto del tutto discrezionalmente tre fattori. Primo, i frammenti che per chi vorrà andarlo a visitare troverà sono 2000 e sono pochissimi rispetto a quel fatto, eppure non sono il tutto. È a dimostrazione della possibilità per la memoria di raccontarci una buona parte della verità del passato, anche se il passato non ci arriva nella sua interezza. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che una sentenza del Tribunale di Palermo del 2011 ha identificato come causa di quella sciagura l'impatto del velivolo con un missile e ha condannato lo Stato italiano al risarcimento in favore dei familiari. Poi la Cassazione nel 2013, la terza sezione civile, respingendo gli ultimi ricorsi che erano stati fatti, tra l'altro con un collegio nel quale era membro anche un relatore di domenica mattina. Qui è Solvensfest, Travaglino, su debito e colpa, e l'abbiamo messo insieme a una psicologa, e quindi discuteranno di questo tema, ha respinto i ricorsi. Infine Ustica, il fatto non è successo ad Ustica, ma se volessimo essere più precisi, sopra i cieli probabilmente di Ustica. Questo per la nostra umana necessità di localizzare i fatti della vita, i fatti della storia, quindi trovare un luogo dal punto di vista toponimico in cui collocare qualsiasi avvenimento, in questo caso la strage. Bene, Ustica era una isoletta tristemente nota nella storia perché è sempre stato un luogo di confine. Lo era già con i Borboni, lo è rimasta anche durante la monarchia italiana prefascista e anche durante il periodo fascista. Ha avuto ospiti illustri come deportati, se possiamo così dire, comunque confinati, i fratelli Rosselli, Bordiga, oltre a Gramsci e Parri, Giuseppe Romita, e poi molti prigionieri che, a proposito appunto di memoria, per questo ne parlo, che erano i Senussiti, cioè una categoria misto tra religione e tribù libica, che adesso è molto pacifica, esiste ancora, non sono in tanti nel mondo, allora è piuttosto agguerrita e ce l'aveva con l'occupazione italiana della Libia, sono stati tutti portati lì. E poi durante la fine della Seconda Guerra Mondiale anche dei Rom, sono rimasti lì alcuni anni anche dopo la formazione della Jugoslavia, sono morti molti di loro anche per cattiva alimentazione. Ecco, il Museo della Memoria della nostra città di Bologna
non meno di altre istituzioni più grandi che nel mondo ricordano tragedie, se possiamo dire quantitativamente più grandi di popoli, sembra appunto realizzare quel punto d'arrivo di coscienza problematica, difficile, a volte anche doloroso, che il debito di conoscenza, quando riproposto e quando pagato, genera nel futuro. Ecco, però ci permette di avvicinarci, di accostarci anche con una maggiore confidenza alle regole del diritto, quando queste regole presidiano e quindi sorvegliano e disciplinano anche la ricostruzione del passato e le responsabilità. E questo ci rende consapevoli, al di là di ogni prospettiva punitiva che non è un tema, che ricordare è comunque una elevata forma di sapere. Ed è per questo che vi diamo il benvenuto alla 13ª edizione di Insolvence Fest.